Lloyd e Nathan si aggiravano tra le file del supermercato come fossero in un museo, ammirando il contenuto degli scaffali con fragranti pasticcini e dolciumi, scrutando i cartellini dei prezzi per trovare qualcosa di gustoso che potessero permettersi. Non avevano molti soldi, tutto quello che potevano ricavare dalle bottiglie di plastica che riciclavano. Lloyd e Nathan vivevano all'orfanotrofio locale. Quando non avevano lezioni, scappavano attraverso un buco nel recinto e scorrazzavano per la città. Fuori dall'orfanotrofio, i ragazzi giocavano a calcio con i ragazzi di città e raccoglievano materiali riciclabili, utilizzando il ricavato per comprare a se stessi e agli altri bambini dell'orfanotrofio delle caramelle o dei pasticcini. Certo, all'orfanotrofio erano ben nutriti, ma si sa, i bambini di quell'età vogliono sempre qualcosa di speciale. Alla fine, i ragazzi hanno scelto i dolci che volevano e si sono diretti risoluti alla cassa, passando davanti a un anziano malvestito che da tempo sceglieva qualcosa sullo scaffale con articoli a prezzo ridotto. Lloyd si avvicinò al registratore di cassa e posò il suo acquisto sul banco. Il cassiere gli disse il prezzo e il ragazzo con noncuranza tirò fuori dalla tasca una manciata di monete e le contò attentamente. Sapeva per certo di averne abbastanza, ma inaspettatamente era corto di un centesimo e così riesaminava freneticamente le monete ancora e ancora senza capire come fosse potuto accadere. «Sbrigati per favore, se non hai soldi rimetti a posto la merce e torna a casa, guarda che fila si è già accumulata dietro di te», disse impaziente la commessa. «Scusi, solo un minuto per favore», disse Lloyd imbarazzato. Si frugò di nuovo in tasca e fu inorridito nel trovarci un buco. Le lacrime salirono agli occhi del ragazzo e guardò la donna con uno sguardo implorante. Ha cercato di spiegarle cosa era successo e perché non poteva pagare di più, ma lei è scoppiata in feroci imprecazioni, ha chiamato Lloyd un mendicante e gli ha detto che se non avesse potuto pagare sarebbe dovuto uscire dal negozio. La cassiera stava per chiamare la sicurezza, ma lo stesso anziano signore che avevano visto dirigendosi alla cassa si avvicinò e con mani tremanti mise le monete mancanti davanti alla donna. «Ecco, è abbastanza?» chiese piano. «Dovresti pensare a te stesso, invece che fare beneficenza», disse la cassiera in risposta. Ma l'uomo anziano guardò la donna con aria di rimprovero, sospirò pesantemente e a passo lento, con andatura strascicata, si diresse verso l'uscita. Storditi, Lloyd e Nathan afferrarono i dolci e corsero in strada. Si vergognavano di non aver ringraziato l'uomo per il suo aiuto, soprattutto per la loro tutor, la signora Morris, che aveva sempre insegnato loro ad essere educati e cortesi in ogni situazione. L'anziano si era già allontanato di qualche metro dal negozio quando all'improvviso qualcosa gli è caduto dalla tasca. Non se ne accorse e proseguì, senza nemmeno sentire di aver perso il portafoglio. Lloyd e Nathan invece se ne accorsero e si precipitarono a raccoglierlo per poi inseguire l'uomo e restituirglielo. Purtroppo, tuttavia, l'anziano signore era ormai sparito dalla loro vista e così i ragazzi nascosero il portafogli in tasca e si nascosero in una stradina poco frequentata lì dietro. Si fermarono per riprendere fiato e non riuscirono a resistere alla tentazione dei soldi. Aprirono il portafogli e rimasero a bocca aperta quando videro che conteneva una grossa pila di banconote. I due non avevano mai visto così tanti soldi prima e le loro menti stavano già passando al vaglio tutte le opzioni su come spendere quella somma enorme quando furono colti da un improvviso senso di colpa. Si stavano completamente dimenticando del vero proprietario di quei soldi, un uomo che li aveva aiutati solo pochi minuti prima. Lloyd e Nathan cercarono nel portafogli e riuscirono a trovare una ricevuta con nome, cognome e indirizzo del proprietario, un certo signor Bennett. Erano indecisi sul da farsi. Potevano riportare i soldi a quell'uomo, oppure potevano tenerli per loro e rendere la loro dura vita all'orfanotrofio un po' più confortevole. Dopo aver valutato per quelli che sembrarono minuti interminabili, i due decisero di tenersi il bottino e si incamminarono verso l'orfanotrofio. Sulla strada del ritorno, tuttavia, i sensi di colpa tornarono a farsi sentire. Nathan non riusciva a smettere di pensare a quel povero vecchietto e a come li aveva aiutati a comprare i dolci, e più ci pensava, più era sicuro che stavano sbagliando e che avrebbero invece dovuto restituirgli il suo portafogli. Aveva paura, tuttavia, che se l'avesse detto a Lloyd, lui non avrebbe capito.
non poteva sapere che in quel momento il suo amico stava pensando la stessa identica cosa. E così i due ragazzi camminarono in silenzio fino all'orfanotrofio. Ma quando arrivarono lì, i loro sensi di colpa peggiorarono. Ciò che gli aveva insegnato la signora Morris, la loro tutor, era ancora ben impresso nelle loro menti e sapevano che non avrebbero potuto vivere con se stessi se non avessero fatto la cosa giusta. Alla fine, Lloyd e Nathan decisero che la cosa migliore fosse chiedere proprio alla signora Morris cosa dovessero fare. «Signorina Morris?» chiese piano Nathan, scegliendo con cura le sue parole. «Ma se trovassimo per strada una cosa che appartiene a qualcun altro, dovremmo restituirla?» La donna li guardò per un istante prima di rispondere. «Beh, ragazzi», disse infine, «non importa cosa abbiate trovato o dove l'abbiate trovato, non è vostra quella cosa, appartiene a qualcun altro, e questo qualcun altro merita di riaverla indietro». E a quel punto i due amici non ebbero più alcun dubbio. L'indomani sarebbero andati all'indirizzo segnato sulla ricevuta e avrebbero restituito il portafogli e tutto ciò che conteneva al suo legittimo proprietario. Il pomeriggio seguente, dopo le lezioni, i due ragazzi sgattaiolarono di nuovo fuori dall'orfanotrofio e si diressero a casa dell'anziano proprietario del portafogli. Fecero un respiro profondo quando arrivarono all'indirizzo indicato e poi suonarono il campanello. «Ragazzi», disse il signor Bennett aprendo la porta. «Ciao, cosa ci fate qui?» L'anziano signore sembrava ricordarsi bene dei due amici che aveva incontrato il giorno prima e li accolse con un grande sorriso. «Oh, ecco», disse piano Nathan. Poi allungò velocemente la mano, tenendo il portafogli all'uomo. «Ecco il suo portafogli. Le è caduto ieri». L'uomo sgranò gli occhi e allungò la mano tremante. Guardò il suo portafogli e lo aprì piano, e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Nathan e Lloyd lo guardarono confusi, in silenzio. «Ragazzi», sussurrò l'uomo. «Vi ringrazio», disse l'uomo prima di invitarli dentro casa per un tè caldo. Nathan e Lloyd entrarono sorridendo nell'ampio appartamento del signor Bennett, accogliente e arredato con mobili antichi. Mentre l'acqua per il tè bolliva, l'anziano signore ha ringraziato ancora una volta i ragazzi. «Quelli sono tutti i miei risparmi», ha spiegato. «Sto mettendo da parte i soldi per fare un regalo a mia moglie Mary. È per il nostro anniversario». L'uomo aveva la voce rotta dal pianto e i due amici non riuscivano a capire il perché. Quando Nathan allora chiese dove si trovasse Mary, in quel momento il signor Bennett sorrise e guardò tristemente prima il ragazzo e poi un ritratto appeso al muro. «La mia Mary è morta da un anno», ha spiegato a bassa voce. I due hanno guardato il ritratto e si sono rabbuiati. All'improvviso avevano capito tutto. Il signor Bennett gli raccontò di lui e di sua moglie Mary. Avevano vissuto insieme per quasi 40 anni e non avevano mai litigato. Mary amava moltissimo i bambini e avrebbe voluto mettere su una famiglia con suo marito, ma purtroppo il destino sembrava avere altri piani per gli sfortunati coniugi. E così Mary aveva deciso di occuparsi dei figli degli altri e si prendeva cura dei figli delle giovani madri che vivevano nella loro zona, felice di poterli aiutare. Quello che Mary desiderava più di tutto era un bel parco giochi nel cortile di casa loro con ogni tipo di giostrine, scivoli, giocattoli, panchine e bellissime aiuole. Il luogo perfetto in cui i bimbi della zona avrebbero amato andare a trascorrere i loro pomeriggi. Si era rivolta più volte all'amministrazione comunale e alle società di gestione, ma tutto quello che aveva ottenuto erano scuse insensate, attese e ogni tanto qualche falsa promessa. Così il signor Bennett aveva deciso di fare un regalo a sua moglie. Avrebbe risparmiato i soldi della sua pensione e avrebbe organizzato tutto lui. Purtroppo
Tuttavia, Mary non visse abbastanza a lungo per poter ricevere quel bellissimo regalo. Quando finì il suo racconto, il signor Bennett guardò il ritratto della sua amata Mary con gli occhi pieni di lacrime. Lloyd e Nathan avevano il cuore spezzato, specialmente al pensiero che solo poche ore prima avevano deciso di privarlo di quei soldi che ora avevano preso tutto un altro significato. «Non pensavo che avrei rivisto mai più i miei soldi», disse poi l'anziano signore con un grande sorriso. «Siete davvero dei bravi ragazzi. Avreste potuto tenerli per voi, specialmente dopo quello che è successo al supermercato. So che è difficile, ragazzi, ma vedrete che la vostra famiglia ce la farà. Ne sono sicuro. Noi non abbiamo una famiglia, signore», spiegò Nathan. «Viviamo in orfanotrofio». Alle parole del ragazzo, il signor Bennett impallidì. Ora capiva che Nathan e Lloyd avevano rinunciato a moltissimo per lui. Si alzò, prese il portafogli e tornò dai due amici. «Voi ragazzi avete fatto una cosa nobile e io voglio fare lo stesso», disse allungandogli le banconote. «Prendete questi soldi e comprate dolci e giocattoli per voi e per i vostri amici dell'orfanotrofio». Nathan e Lloyd scossero la testa insieme, ma il signor Bennett non li fece nemmeno parlare. «No, prendeteli, tanto io non farei in tempo a costruire un'area giochi. E poi sono sicuro che la mia Mary avrebbe fatto lo stesso», disse con un grande sorriso orgoglioso. Quando Nathan e Lloyd lasciarono la casa del signor Bennett, tornarono di corsa all'orfanotrofio e raccontarono tutto alla signora Morris, consegnandole i soldi. La donna rimase così colpita da questa commovente storia che ha riunito tutti i bimbi dell'orfanotrofio e l'ha raccontata anche a loro. A quel punto ha parlato con gli altri adulti e ha organizzato un gruppo di volontari, grandi e piccini, per realizzare il sogno del signor Bennett e della sua defunta moglie. I volontari hanno pulito l'area di fronte all'edificio in cui viveva l'uomo e hanno piantato i fiori preferiti di Mary. Hanno ridipinto le vecchie panchine e installato scivoli e altalene. Tutti i bambini della zona si sono interessati al progetto e il signor Bennett, che assisteva ai lavori dalla sua finestra, era commosso. Quando l'area giochi fu finalmente pronta, l'anziano signore cominciò a passare lì quasi tutti i pomeriggi. C'erano sempre anche Nathan e Lloyd, che ormai lo trattavano come un nonno. Gli anni passarono e i tre diventarono una famiglia. I ragazzi crebbero, divennero maggiorenni e lasciarono l'orfanotrofio pochi mesi dopo la tragica morte dell'anziano signor Bennett. Fu allora che scoprirono che il loro nonno gli aveva lasciato un ultimo regalo: il suo appartamento, proprio di fronte all'area giochi che avevano costruito tutti insieme e che significava così tanto per tutti loro. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.